Ciao a tutti e bentornati nello studio del Cercatore di Perle. Come vi avevo anticipato nell'ultimo vlog, partiamo oggi con le future perle ludiche. Il gioco che vi farò vedere oggi è King of Con, un gioco che è stato lanciato da poco sulle piattaforme di crowdfunding. Mentre vi mando in sovrimpressione le immagini della partita che ho registrato tramite Tabletopia con gli autori, vi racconto un po' come funziona questo gioco. Intanto vi racconto un po' di cosa parla questo gioco. Ogni giocatore vestirà i panni di un nerd incallito che attraverso delle fiere dovrà cercare di accaparrarsi degli oggetti a suo parere di valore per costituire la propria collezione. Ogni giocatore partirà con due passioni che saranno di fatto dei valori che ogni carta oggetto avrà su di essa e che gli daranno una linea guida per i suoi acquisti durante l'arco della partita. Ogni turno, e in totale ce ne sono 6 nel gioco, i giocatori dovranno puntare su una griglia coperta da uno schermo delle monete su un'unica carta, questo per 3 volte. Alla fine di queste 3 aste, il giocatore che avrà più monete puntate su ogni oggetto se lo accaparrerà per sé. Tanto più monete saranno spese per accaparrarsi un oggetto, maggiore sarà il valore dello stesso, e questo farà in modo che quell'oggetto possa essere difficilmente rubato dagli altri giocatori. Infatti, nella fase successiva, i giocatori potranno fare una nuova asta, questa volta puntando su quanti oggetti vogliono, per cercare o di comprare dagli altri giocatori gli oggetti che desiderano per completare magari il loro set, o gli oggetti avanzati dalle aste precedenti che saranno messi sul tabellone in uno spazio apposito. I giocatori potranno anche puntare sui propri oggetti per incrementarne il valore e rendere così difficile agli altri potersene accaparrare. Il gioco dura un massimo di 6 turni, però molto più spesso capiterà che finirà prima perché un giocatore collezionerà 4 oggetti che abbiano una caratteristica in comune. A quel punto andremo alla conta dei punti. Ogni oggetto che avremo davanti a noi ci darà un punto. Ogni caratteristica degli oggetti che avremo davanti a noi che collima con le nostre passioni ci darà un punto. E il set di 4 oggetti che avremo davanti ci darà un ulteriore punto. Ogni 3 monete avanzate prenderemo un punto e chi ha più punti vince. Innanzitutto voglio raccontarvi che la partita dimostrativa l'ho vinta, quindi sono stato anche contento di questo. Spero che gli autori non abbiano giocato un po' corti per farmi contento. Però insomma mi sembravano abbastanza agguerriti. Io parto dal presupposto che quel gioco non è tra le mie corde. Sono partito un po' pessimista, però vi posso dire che è divertentissimo. Mi sono divertito dall'inizio alla fine e nonostante abbia una grafica abbastanza fumettosa, secondo me il target al quale è rivolto non sono i giovani, ma piuttosto quelli della mia generazione, che in ogni oggetto disegnato sulle carte del gioco porterà alla mente magari qualche articolo geek o qualcosa che comunque ci farà ricordare un film, un fumetto, eccetera, eccetera. Sarà importante bilanciare bene gli acquisti, sarà importante bilanciare bene quello che acquisiremo, perché comunque in fondo al turno riceveremo delle monete in base alla maggioranza di ogni simbolo che avremo davanti a noi. Quindi un po' dovremo giocare per fare punti, un po' anche per fare i soldi. Figata è anche il come si risolvono i pareggi. Ogni giocatore avrà una carta con una scimmia sopra e il giocatore con la scimmia di valore più basso vincerà i pareggi. E poi le scimmie si scambieranno tra i contendenti, per cui anche i pareggi saranno risolti una volta a favore di uno, una volta a favore di un altro. Insomma, è tutto bilanciato al meglio. Anche perché mi hanno detto che ci hanno lavorato da diversi anni, per cui il lavoro si vede, c'è e secondo me è un lavoro egregio. Oltretutto è anche sponsorizzato dalla pagina Lega Nerd, per cui ecco, il fatto che questo gioco sia un ottimo gioco lo dimostra anche questo. Siamo arrivati alla fine di questo primo video delle future perle ludiche. Spero che appena il gioco sarà uscito avrò modo di metterci le mani sopra per poter fare magari un video con la copia vera e metterlo nella sezione delle perle ludiche. Vi ricordo giù in descrizione ci potrete trovare il link alla mia pagina Facebook per potermi contattare e eventualmente proporre di provare altri giochi o attraverso Tabletopia o in altro modo. Ci troverete anche il link al mio sito per potermi consigliare altri giochi da mettere sulle perle ludiche in scaletta e ci troverete anche il link alla pagina della Bazar di Mercadia per poter eventualmente valutare degli acquisti e supportare indirettamente il mio canale. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!